Andrea e Fabio, vorrei domandarvi che differenza c'è fra preliminare registrato e trascritto, e soprattutto, ecco, spiegare i benefici e gli eventuali costi, le differenze. Nella dicitura comune, molte persone che vengono in agenzia, nel momento in cui siamo a trattativa avanzata, fanno la fatidica domanda della registrazione, della trascrizione e diciamo che nel linguaggio corrente di tutti i giorni, trascrivere o registrare un preliminare di compravendita è un sinonimo. In realtà non lo Per il compratore e il venditore medio, sì, è. però sono due concetti molto diversi, vero? Molto diversi, con effetti tra l'altro giuridici neanche avvicinabili, neanche No, non sono commisurabili. in nessun modo sopraopponibili, sono cose diverse. Allora, la registrazione all'ufficio registro è l'azione attraverso il quale coloro che hanno posto in essere una scrittura privata di compravendita, ma di un immobile, ma anche di un altro tipo di compravendita o di un altro tipo di accordo, sono obbligati a farla presso l'ufficio delle entrate. Qui si prevede il pagamento di una somma di denaro fissa, di una percentuale calcolata su acconti eventualmente versati e l'unica cosa che si può avere come riscontro è la data certa di un evento, cioè in quel giorno è stato fatto questo evento. E che non ha altro tipo di valore se non quello appunto di essere una norma prettamente fiscale che serve allo Stato di fare cassa anche con uno strumento del genere. Chiaramente nelle scritture private ci sono scritture private che hanno obbligo di registrazione entro un arco temporale, tipo un preliminare compravendita deve essere registrato entro 30 giorni da quando è stato sottoscritto, e altri che hanno obbligo di essere registrati nel momento in cui l'evento si verifica e quindi non immediatamente a livello In temporale. caso d'uso, nel momento in In cui caso devono essere d'uso. utilizzati per scopi specifici. Mentre il preliminare è a 30 giorni di esempio. Tra l'altro è una norma che sta rientrando un po' in non vigore perché io prima, dal 92, sinceramente c'era la dizione che nel preliminare si metteva la dizione che in caso di registrazione la paga chi la richiede. Questa era proprio una frase fatta dal preliminare. Attualmente si sta perdendo questa, diciamo, consuetudine o questo modo di operare, almeno dalle nostre parti, Questa consuetudine di non di non registrarli. registrare il preliminare, almeno dalle nostre parti, perché c'è una norma sugli agenti immobiliari i quali rispondono in solido per le cifre che non vengono portate a registro. Quindi in solido che vuol dire? Che in caso di accertamento, se viene richiesto il pagamento al cliente, il cliente non adempie al pagamento, viene richiesto all'agente immobiliare, il quale si potrà rivalere sul cliente stesso, ma comunque sia è tenuto in solito a pagamento della sanzione e dell'imposta reale, Dell'imposta perché evasa. dopo 30 giorni c'è la sanzione sull'imposta che il registro fissa e si doveva pagare. Altra cosa è la trascrizione. Innanzitutto non è una questione di data certa, ma è una questione di vera e propria pubblicità. Pubblicità attraverso il quale si rende noto a tutti coloro che ne fanno richiesta che su quel bene immobiliare esiste un preliminare di compravendita firmato tra il soggetto X e il soggetto Y, e questo non è una data certa, questo è un evento certo e si registra. Quindi si pone attenzione al terzo acquirente che in sede di verifica ipocatastale si ritrova un preliminare trascritto da altre persone e quindi uno può dire lo voglio acquistare ugualmente assumendomi tutti i rischi, oppure dice no, stiamo E fermi, non registriamolo. se la dovrà sbrigare con il Con il precedente precedente, promissario acquirente. perché poi un conto sono le norme, un conto sono l'interpretazione delle norme, un conto è la procedura attraverso il quale si fa rispettare la norma, che sembrano anche queste cose della solita minestra, ma in realtà sono procedimenti proprio distinti a eventi finiti Sì, poi. diciamo che semplificando il più possibile, la differenza tra trascrivere e non trascrivere il preliminare, qual è? Preliminare in via generale dà il diritto alle parti che l'hanno sottoscritto, a tutte e due, di costringere l'altra poi a concludere la vendita.
La vendita può essere poi questo anche fatta preliminare normale. Anche tutti i preliminari, trascritti o no? O non trascritti. O non trascritti. Chiaramente se poi noi non trascriviamo il preliminare, la vendita non è più possibile perché il bene è passato di mano, non abbiamo uno strumento per ottenere effettivamente il trasferimento a nostro favore del bene, ma ci dovremo rifare sul risarcimento danni nei confronti di chi questo bene ce l'ha prima promesso e poi se ne è disfatto. Se noi abbiamo invece trascritto il preliminare, la cosa cambia perché il diritto che abbiamo su, a titolo di promessa, ma comunque vincolante, il diritto che abbiamo su quell'immobile è conosciuto da tutti e quindi anche dall'eventuale acquirente. Per cui in qualche modo le mie azioni per il trasferimento coattivo dell'immobile a mio favore potrò utilizzare. È quella la differenza. Cioè io una garanzia in più come promissario acquirente nel momento in cui ho trascritto il preliminare. Ho trascritto il mio, in senso atecnico, privilegio, tra virgolette, sull'immobile. Uno che lo dovesse acquistare successivamente a quella trascrizione subirà le conseguenze di una mia eventuazione. Altrimenti se non c'è trascrizione, no. È da dire che la trascrizione del preliminare è cosa onerosa, perché mentre il preliminare registrato, semplicemente registrato, può essere fatto tra le parti con una scrittura privata, senza l'assistenza del pubblico ufficiale, il preliminare da trascrivere deve essere fatto con scrittura privata autenticata dal notaio o con atto pubblico, quindi c'è l'intervento del notaio. E quindi i compensi del notaio, ci sono le imposte di trascrizione da corrispondere, oltre a quelle che sono già state corrisposte per la registrazione. Poi successivamente ci sarà un secondo atto, che sarà l'atto di compravendita vero e effettivo e apposito, che viene fatto ugualmente da notaio. Quindi fondamentalmente, al di là della questione imposte ipotecarie catastali, imposte di registro se dovuta per la cosa, per l'acquisto dell'immobile, comunque le imposte relative al trasferimento, ci sarà anche da pagare doppiamente i compensi al notaio per farne due. Si utilizza nel momento in cui serve utilizzarlo, altrimenti comunque una libera facoltà non farlo. Quindi Andrea e Fabio, vi vorrei domandare, secondo voi, per riassumere un po' tutta questa puntata, quali sono i consigli e le tappe per effettuare una compravendita in sicurezza di un immobile? Sono quelle di verificare la corrispondenza urbanistica dell'immobile, di verificare la corrispondenza catastale dell'immobile, di fare una storia della provenienza dell'immobile su tutte quelle pratiche sull'immobile sono state accese, tipo condoni, sanatorie, modifiche interne, modifiche di eventuali terrazzi, modifiche di eventuali porte, finestre e chi più ce ne ha, più ce ne mette di queste cose. Quindi arrivare a una conclusione che l'oggetto che viene venduto da un punto di vista tecnico-giuridico è a posto. Poi chiaramente occorre in maniera preventiva fare un'analisi anche del venditore, perché chiaramente come abbiamo già enunciato, un venditore che è una persona che ha un lavoro a tempo subordinato non è paragonabile da un punto di vista di sfera soggettivo-giuridica a un imprenditore, perché ha sfaccettature dinamiche molto più complesse, soprattutto per quanto riguarda l'andare a dare la certezza che questo immobile sarà sicuramente trasferito dal venditore all'acquirente. Diciamo, questa è la parte più importante per quanto riguarda l'agente immobiliare, non per ultimo la norma europea che non si può non menzionare, è che per qualsiasi annuncio immobiliare che viene posto in essere, sia da un'agenzia immobiliare che da un privato qualunque, occorre farsi fare l'attestato di prestazione energetica, che è una norma obbligatoria, che è una norma che è obbligatoria anche per inserire in qualsiasi scrittura privata, o che sia una proposta d'acquisto, o che sia un preliminare di compravendita. L'addizione della classe energetica, quindi l'APE, deve essere comunque enunciato, perché si rischia la dichiarazione di nullità, e poi l'avvocato ce la mostrerà per bene, di nullità da parte dell'acquirente, se non è stata inserita la classe energetica, il certificato energetico, e una multa sanzionabile fino a 18.000 euro come sanzione pecuniaria. Quindi sono cose che comunque sia nel mercato si trovano a tutti i prezzi. Diciamo un prezzo medio equo per avere una
un attestato di prestazione energetica valido se aggira intorno ai 200-250 euro. Si trovano di più, si trovano molto a meno. L'importante è che l'attestato comunque venga effettuato in maniera precisa, perché non è qualcosa di cui se ne può fare a meno, non è qualcosa che è soggettivo, se no si rischia che il tecnico del venditore dice B, il tecnico dell'acquirente dice C e poi si passa all'avvocato che decideranno loro assieme al giudice chi o chi non ha ragione, ed è un altro tipo di contenzioso. E noi siamo qui a enunciarvi un sistema affinché questi contenziosi non si dice si tolgono, però quantomeno si deve tendere a ridurli o quantomeno far modo che le persone siano consapevoli che certe cose possono verificarsi per l'incuria e la svogliatezza nell'approcciarsi alla vendita del proprio bene. Esatto. Come network di compravendita conforme, l'obiettivo principale è proprio quello di analizzare tutti gli aspetti dell'immobile, quindi quello oggettivo, quello giuridico, gli aspetti soggettivi delle parti, proprio per prevenire e evitare quanto più possibile tutte quelle spiacevoli conseguenze che possano capitare o derivare fin dal compromesso o dall'atto di vendita definitivo. Grandissima importanza rivestono tutte le indagini relative alla regolarità dal punto di vista urbanistico, edilizio, gli impianti, catastale e tutte le altre caratteristiche dell'immobile, con conseguenze diverse, graduate, che però approfondiremo, credo, nelle puntate successive a questo. E per il momento direi che possiamo salutare il nostro pubblico e dare un appuntamento al più presto per un prossimo podcast, magari sulla questione della commerciabilità degli immobili rispetto alle menzioni sulla regolarità urbanistica. Saluti, sperando che sia un buon auspicio nel farvi apprezzare un lavoro professionale dedito soprattutto alle persone che non hanno la capacità di sapere come effettuare una compravendita in maniera adeguata e sicura. Siamo noi consapevoli che per la stragrande maggioranza delle persone acquistare o vendere un immobile rappresenta il passato, il presente e il futuro della propria famiglia. E quindi bisogna darne adito e rispetto. Non potevi fare conclusione migliore, quindi posso solo sottoscrivere questa conclusione finale. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Questo video termina in questo momento. Grazie.